Caro Calidù, siamo da così tanti giorni a casa, ti sto raccontando un sacco di favolette. E purtroppo siamo costretti a restare chiusi. E allora io ti voglio raccontare qualche altra favoletta. Anzi, facciamo un gioco. Devi indovinare un calciatore del Napoli di qualche anno fa. Io ti do qualche indizio e tu mi devi dire il nome di questo calciatore. Allora, era un ragazzo che il Napoli prese dall'Avellino, o meglio, l'Avellino che era in Serie C lo aveva venduto al Parma. Poi il Napoli, facendo altre operazioni con il Parma, ebbe anche questo ragazzo, glielo girarono. Era un centrocampista diventò anche capitano del Napoli per un certo periodo di tempo. Poi, dopo qualche anno in maglia azzurra, lui andò verso altri lidi, si trasferì in un'altra squadra. Lui è stato anche un calciatore significativo nel Napoli, perché nel momento non bellissimo di quel periodo lui riuscì a caratterizzare la propria partecipazione alla squadra con un traguardo che oggi potrebbe sembrare di poco conto, ma all'epoca poteva essere, anzi, fu significativo in una stagione particolare in attesa con tanti calciatori che emersero. Però contemporaneamente nel Napoli lui ha vissuto anche due grandi amarezze sportive. Una che lo vide coinvolto direttamente e un'altra quando abbracciò il baratro e quindi finì dentro anche lui allo stesso. È un ragazzo che è nato in collina, a pochi chilometri dal mare, un mare molto frequentato d'estate, e dove è nato lui c'è proprio l'intersecazione tra quello che era il confine dello Stato Pontificio con quello che era il confine del Regno delle Due Sicilie. Ora, volete sapere di più? Non è possibile. Vi do qualche altro indizio. Lui giocava da centrocampista e oggi, se volesse, potrebbe anche decidere di prendere altre strade, quindi di lasciare il calcio perché comunque se lo potrebbe anche permettere. In più è stato sempre un ragazzo a modo, non ha mai fatto parlare di sé oltre le vicende del campo di gioco e tra l'altro nel periodo in cui lui giocava nel Napoli, mentre tutti gli altri compagni di squadra prendevano casa a Posillipo, a Via Petrarca, a Via Manzoni, vista mare, lui invece scelse di starsene a Soccavo, al centro paradiso, nelle stanze che ospitavano anche i ragazzi della primavera. Volete sapere chi è? Per scoprirlo dovete leggere il mio articolo su starcasinò.sport. Ciao!